Buonasera a tutti gli amici di PMG Sport Futsal live dal Palamo Alfatti di Rieti, proprio al momento dell'ingresso in campo di Reale Rieti e CDM Futsal Genova, 18ª giornata della Serie A di Futsal. Un saluto da Mattia Esposito e Jacopo Persico. La 18ª giornata si è aperta questo pomeriggio con il 2-2 tra Fel di Eboli e Meta Catania, che lì in zona playoff non ha rimescolato più di tanto le carte. Concentriamoci però su questa partita, Jacopo. Il primo tema ovviamente è relativo agli assenti, sono 5 in tutto gli squalificati, 1 sponda Reale Rieti, 4 CDM Futsal Genova, Reale che deve rinunciare a Fortino. La formazione ligure invece, oltre agli espulsi Foti e Pozzo, deve rinunciare anche a Luft e Ariel Pizzetta. Insomma, una Genova che già diciamo così al completo, no, avrebbe fatto fatica al Palamo Alfatti, perché è chiaro che Real e il Genova appunto giocano per due obiettivi diversi in questo campionato, e questo è innegabile. È chiaro che 4 assenze tendono a pesare non poco su questa partita, soprattutto per il Genova. Sì, assolutamente Mattia, soprattutto la differenza la fanno gli obiettivi delle due squadre. Non a caso nel Real manca Fortino squalificato, ma il roster amaranto celeste è costruito per sopperire anche a questo tipo di assenze. È vero che nel Genova mancano 4 giocatori tutti insieme, però sicuramente la squadra ligure andrà in difficoltà qui al Palamo Alfatti. Vedremo che partita avrà deciso di giocare, però sicuramente le assenze peseranno questa sera. Assolutamente sì, basta dare uno sguardo, Jacopo, alla tribuna del Real Rieti: Luca Ian, Fortino e Moura. Davvero tanta roba quest'anno in Real. Sì, è una squadra costruita per arrivare fino in fondo, mancava la ciliegina sulla torta, è arrivata con l'arrivo di Luca Ian, che potrà esordire, ricordiamolo, il 7 febbraio con l'Arzignano proprio qui al Palamo Alfatti. E questa sera vedremo un attacco del Real guidato da una linea verde, perché ci saranno Javironi e Wanko. Assolutamente sì, a proposito di linea verde andiamo a darvi lettura di quelle che sono le formazioni di questa partita. Partiamo dal CDM Futsal Genova: maglia numero 3 Manca, maglia numero 4 Ortisi, maglia numero 5 Chessa, maglia numero 6 Picarreta, maglia numero 7 João Vitor, numero 8 Donadio, numero 10 Zanella, numero 11 Rodriguez, numero 14 Rivera, numero 16 Juanillo, numero 22 Loconte, numero 91 Renan Pizzo. Questi sono gli uomini a disposizione di Michele Lombardo. Tra poco un minuto di raccoglimento, ovviamente velocemente andiamo a leggere la formazione del Real Rieti: 4 Maticari, 6 Ramon, 7 Romano, 9 Wanko, 10 Avironi, 11 Rafael che torna dopo la squalifica, 12 Tirana, 18 Relandini, 19 Jelovcic, 22 Tondi, 27 Raffinia Rizzi, 28 Tornatore, 29 Titon che è l'ex di questa partita, 77 Massimo De Luca. Questi i giocatori scelti dalla coppia Kundari Jeff. Ma adesso un minuto di raccoglimento per ricordare Antonio Capuozzo e Giovanni Custodero. Davvero toccante, sentito questo minuto di raccoglimento, Jacopo. È stata una settimana terribile per il futsal italiano. Antonio Capuozzo se n'è andato a 40 anni, Giovanni Custodero a causa di una terribile malattia a 27, davvero una brutta settimana. Sì Mattia, penso che quando accadano cose del genere non ci siano parole.
È iniziata adesso la gara, da ripetere però il calcio d'inizio. Sarà il Real Rieti a toccare il primo pallone. Titon, Avironi, Jelovcic, Rafinha e Tornatore in porta. Eccolo, si può finalmente cominciare al Palamalfatti. C'è Tornatore in porta e questa è la prima notizia che ci danno i due quintetti. Sì, un po' a sorpresa, diciamo che non era una mossa che si attendeva. Vedremo se è stata una scelta tecnica o se magari Fabio Tondi ha acquisito qualche piccolo problema fisico nel riscaldamento. Intanto vediamo che il Genoa già sta preparando la maglia del portiere di movimento. Eh sì, Genova che se la gioca subito con il portiere di movimento. Jacopo, crediamo una scelta per togliere e spezzare il ritmo al Real Rieti, come abbiamo visto fare qui al Palamalfatti da Latina. Eh sì, ricordiamo che in quel caso il Real soffrì un po' quella mossa, infatti vinse, se non ricordo male, per 2-1 quel match. Vedremo se il Genoa ricalcherà un po' la partita fatta da Latina qui alla Palamalfatti. Intanto possesso palla dei Liguri con il portiere di movimento in campo, il Real che prova ad alzare subito la pressione per cercare in ogni caso di recuperare immediatamente la sfera. Genova che attacca, Rafinha a chiudere, poi lui stesso a metterla in rimessa laterale. Pallone all'indietro, si fa vedere, riceve Zanella, attacca il CDM Futsal Genova qui alla Palamalfatti. Zanella, pallone all'indietro, sale la pressione difensiva della Real Rieti. Ortisi gestisce palla, la squadra di Lombardo, e la Real per il momento guardingo, aspetta per far salire la pressione. Eccolo Avironi a tutto campo, pallone scagliato in avanti, è un regalo per Sebastiano Tornatore. Attacca adesso il Real Rieti con Rafinha che va a dare indicazioni ai suoi compagni di squadra, Titon, Jelovcic, Titon. Ancora Franco Jelovcic, l'imbucata dentro per Titon, si passa per i piedi di Avironi, Rafinha. Sposta il pallone centralmente, lo offre a Titon che prova a metterlo sul secondo palo. Alla fine, dopo il tocco di Zanella, si prende la rimessa laterale. Pallone indietro per Jelovcic che calcia, ha colpito male il numero 19. Riparte il Genova, occhio qui a Avironi in pressione, ruba il pallone, lo offre a Titon che ha colpito il palo da un centimetro. Che gol che si è divorato Titon. Sì Mattia, gol divorato clamorosamente da Titon, che era stato servito benissimo da Avironi, forse troppo sicuro di fare i gol, il numero 29 Amaranto Celeste. La palla si è infranta sul palo. Jelovcic porta il pallone, prova a scaricarlo su a Titon, recupera il Genova che spinge con Zanella, Avironi alla fine riconquista il pallone, va proprio da Titon che rientra sul destro, torna da Rafinha. Jelovcic vuole l'uno contro uno in banda, Franco Jelovcic che rientra sul sinistro, viene chiuso, c'è Titon che calcia e si va a prendere la rimessa laterale. È chiaro che vedremo un Real Rieti attaccare a testa bassa. Sì, il Genoa comunque insisterà con la carta del portiere di movimento, perché vediamo che il giocatore che indossa proprio la maglia del portiere di movimento è pronto a fare il suo ingresso in campo non appena la squadra ligure. Intanto vediamo che viene rubata palla a Avironi, c'è la ripartenza e Rafinha salva tutto, riparte il Real Rieti. Riparte il Real, 3 contro 3, pallone per Jelovcic che controlla e calcia, la deviazione provvidenziale in corner, primo calcio d'angolo di questa partita per il Real Rieti, 17 minuti 15 secondi. Pallone per Rafinha, Jelovcic, si chiude il Real Rieti, allora da respiro Rafinha, prendo per Avironi, Jelovcic può ancora giocarsi l'uno contro uno su Ortisi, arriva il raddoppio di Zanella, poi approva l'imbucata Franco Jelovcic e questa è una mossa preparata dalla difesa del Genova quando Jelovcic rientra sul sinistro, pronto il raddoppio.
Sì, anche se nelle ultime uscite ci ha dimostrato di saper far gol anche con tanto la puntata di Avironi, palla al lato di poco. Dicevamo, Jelo Ciccio nelle ultime partite ci ha dimostrato di saper far gol anche con il destro. Vediamo che il Real alza immediatamente la pressione per cercare di non far inserire il portiere in movimento al centro. Pallone in avanti, pressione che funziona per il Real, sarà rimessa dal fondo per le mani di Sebastiano Tornatore e intanto Jeff addirittura si prepara a cambiare tutto il quartetto di movimento. Sì, vediamo che fra i quattro potrà entrare c'è anche Andrea Romano, quindi subito minuti importanti per il giovane reatino. Intanto vediamo che però Ramon si è seduto, non sappiamo se non entrerà non sarà lui ad entrare o se magari si è seduto solo momentaneamente, verrà cambiato l'intero quintetto. Intanto Titon, il destro respinto, ma il Real continua ad attaccare a testa bassa. Titon ancora l'uno contro uno in banda, pallone per Rafinha. Jelovcic vuole l'isolamento nell'uno contro uno con Zanella, offre a Avironi che prova ancora a calciare e la pallone si perde oltre la linea di fondo. Genova molto basso, molto guardingo, è chiaro che poteva forse, almeno difensivamente parlando, impostare solo così la partita. Sì, soprattutto guardando le rotazioni limitatissime a disposizione. Intanto Avironi, la porta è sguarnita, palla Jelovcic che viene murato all'ultimo da Zanella, che praticamente salva un gol fatto. Ma il Real in questi primi 4 minuti e 23 secondi sta già fallendo troppe occasioni. Intanto ecco Ramon, è uscito Rafinha. È entrato in campo Ramon, maglia numero 6, pallone per Franco Jelovcic, dentro per Avironi, di ritorno per Jelovcic. Pallone ancora che sfila sul fondo, applausi per questa iniziativa delle reti, dentro Romano e Wanko. Romano che nella gara di andata ha trovato il suo primo e unico gol in campionato in questa stagione. Sì, trova questa sera altri minuti importanti. Sono intanto, vediamo, azione pericolosa del Genoa, salva Ramon, c'era Urtisi solo sul secondo palo, a Romano se ne va in percussione centrale, il mancino, palla al lato, ancora un'azione del Real, ma è stato bravissimo Ramon in occasione dell'azione del Genoa a salvare perché c'era Urtisi tutto solo sul secondo palo. Titon pronto a lasciare il campo per fare spazio verosimilmente a Massimo De Luca. Sarà corner per il Real Rieti? No, secondo gli arbitri. Rimessa dal fondo, c'è Renan Pizzo che riconsegna il pallone a Raffaele Loconte, oggi titolare tra i pali del Genova. Zanella, pallone in avanti, Romano si fa scavalcare, Urtisi, il pallone dentro, non c'è fallo commesso da Ramon, allora Romano scappa in contropiede, Wanko controlla, calcia con il sinistro, non riesce ad arrivare Titon sul secondo palo. Real che però rischia sulle ripartenze del Genova. Sì, assolutamente, sta offrendo un po' troppo campo al Genova in fase di ripartenza, anche in questo caso non sappiamo se c'era fallo, però comunque sembrava un'altra azione pericolosa del Genoa. Dall'altra parte ripartenza di Wanko, palla di poco al lato. Intanto la pressione di Andrea Romano, pallone che termina in rimessa laterale, torna in campo con il portiere di movimento il Genoa. Urtisi, Checo, pallone all'indietro, Zanella, Checo ancora in avanti, attacca il Genoa, pallone messo sul secondo palo, la chiusura di Ramon. Juanillo, pallone all'indietro, non è un granché, riesce ad arrivarci però il suo compagno di squadra, Zanella, Checo, Urtisi. Scambia con Renan Pizzo, pallone ancora dentro per Urtisi, recupera Romano che prova addirittura a calciare, pallone che termina alto, si scusa Andrea Romano che ha grande voglia di fare, di mettersi in evidenza. Sì, un tiro che ci può stare, la porta era sguarnita, palla alta, però ha fatto bene Romano a provarci in questa occasione. Zanella, poi ancora Romano a chiudere in rimessa laterale su Checo. Zanella, pallone all'indietro,
per Renan Pizzo, doppio scambio tra i due, non sale la pressione della Real Arieti, allora Checo porta avanti il pallone, prova a servirlo a Juanillo, sarà rimessa laterale in zona d'attacco per il Genova, che per il momento sta indirizzando la partita sui binari che ovviamente predilige. 0-0, 13 minuti, 48 secondi da giocare. Pizzo, pallone per Zanella, la pressione di De Luca, ancora Renan Pizzo, porta avanti il pallone, riesce a servirlo a Zanella, rientra sul sinistro, buona la chiusura di Andrea Romano che prova ad andare a calciare, colpisce ancora il palo, anche sfortunato adesso Andrea Romano. Eh sì, anche in questo caso era stato molto bravo a recuperare palla su Zanella, se n'è andato lungo l'auto di sinistra con il mancino, ha calciato quasi a botta sicura la palla sul palo, secondo legno del Reale in questo primo tempo. Ramon per De Luca, ancora per Ramon, chiede l'isolamento, poi cambia lato su Andrea Romano che torna da Ramon Buonardite, dentro il pallone per Juanco che riesce a tenerlo dentro il rettangolo di gioco, poi Romano, Ramon, pallone per Juanco, ancora Ramon Buonardite, vuole l'uno contro uno su Zanella. Pallone dentro per Juanco che prova a restituirglielo con la suola, lo mura Renan Pizzo che pensa per un attimo a spingere il contropiede, poi si ferma, ma ancora Juanco a chiudere, Romano fermato, ancora Juanco porta il pallone, alla fine lo perde sulla pressione, sarà rimessa laterale in zona d'attacco per il Genova. Real che non deve essere frettoloso nel forzare la giocata. No, assolutamente, c'è tutto il tempo, non deve farsi prendere dalla fretta di dover sbloccare questa partita il prima possibile, c'è il tempo, sicuramente il Real ha dimostrato di saper essere pericoloso, il Genoa continua intanto con il portiere di movimento e vediamo che è uscito Zanella a prendere fiato, intanto Ortisi prova ad andarsene lungo l'out di destra, viene fermato da Juanco, rimessa laterale in favore del Real, ancora cambio nel Genoa. Ancora cambio nel Genova, torna il portiere fuori Juanillo, è lui in maglia gialla da portiere di movimento, Real che ha già colpito due legni, ma se ne sono andati anche i primi 8 minuti di gioco, ancora 0-0, Ramon rientra sul destro, pallone per Juanco, Romano si sposta il pallone sul sinistro, è costretto a fermarsi, a tornare da Ramon Buonardite, De Luca. Il pallone imbucato dentro per Juanco, la chiusura di Renan Pizzo, poi Ortisi prova a scappare in contropiede, la parata comoda di Sebastiano Tornatore, torna in campo Franco Jelovcic, Ramon se ne va con una finta, rientra sul destro, Ramon lo conte, grandissima parata, ma che giocata di Ramon. Sì, gran giocata, poi bel tiro, c'è stata la parata dell'estremo difensore del Genoa che tiene, diciamo, il risultato ancora sullo 0-0, un po' a sorpresa anche per quanto il Real ha creato fin qui. Sono passati 9 minuti e 21 secondi dall'inizio, anzi 8 minuti, scusate, 21 secondi dall'inizio di questo primo tempo e il punteggio è ancora 0-0. Ramon si crea spazio per la conclusione mancina, pallone che si perde però oltre la linea di fondo, è chiaro che le conclusioni da fuori con difese così chiuse possono e devono essere una soluzione. Sì, anche se il Real comunque ha dimostrato di saper entrare nella difesa, intanto prova ad andarsene, il giocatore del Genoa riparte, il Real Cogliello ci si addormenta, Juanco, Checo se ne va e questo, in questo caso c'è fallo, ingenuità di Juanco che prima si è addormentato, si è fatto rubare il pallone, poi ha commesso un fallo tirando la maglietta del numero 13 Checo, giallo giusto e punizione per il Genoa. Netto il cartellino giallo per Juanco che è andato a trattenere un avversario, intanto capannello dei giocatori del Genoa, arriva il time out richiesto dalla panchina ligure, eccolo qui, gioco fermo al Palo Malfatti, 11 minuti 19 secondi, interessante, calcio di punizione per il Genova, è chiaro che man mano che passano i minuti Reale che non deve commettere l'errore di essere frenetico alla ricerca del gol del vantaggio e deve rispettare un Genova che sta giocando comunque una partita con grande organizzazione e con le idee chiarissime. Sì, e lo dicevo in precedenza, non deve farsi prendere dalla fretta e soprattutto non deve commettere queste ingenuità che comunque possono regalare occasioni pericolose al Genoa.
Fischio degli arbitri, si torna in campo. Intanto cerchiamo magari di aggiornarvi su quelli che sono i live delle altre gare. Vi abbiamo detto prima del pareggio con cui si era aperta questa giornata, il 2-2 tra Feldi Eboli e Meta Catania. È 1-0 vantaggio dell'Acque Sapone sulla Cybertel Aniene, vantaggio del Caos Mantova sul campo del signor Prestito. Seguiamo però questo calcio di punizione. Ortizzi e Juanillo sul punto di battuta, sistema la barriera Sebastiano Tornatore, pallone per Juanillo che la mette dentro, tocca Tornatore dopo la deviazione e il Genova a sorpresa è avanti al Palamalfatti. E Mattia, succede quello che non ci aspettavamo qui al Palamalfatti, uno schema, c'è stato qualche errore, forse della barriera, forse di Tornatore, la palla fatto sta è finita in rete e Juanillo all'ottavo minuto e 43 secondi porta avanti il Genova. Eh sì, il gol realizzato da Juanillo. Ramon chiede l'isolamento a Vironi, pallone per Franco Jelovcic, il blocco di Massimo De Luca, rientra sul sinistro Jelovcic che calcia, pareggia subito i conti Franco Jelovcic. È importantissimo per il Reval aver trovato subito il gol del pari grazie a Franco Jelovcic, l'uomo più in forma in queste ultime uscite, lo possiamo dire. È durato poco, pochissimo il vantaggio del Genova, subito il pareggio di Franco Jelovcic. Zanella, Renan Pizzo, Ramon prova ad intercettare, Zanella spazio sul sinistro, allarga per Juanillo, super questa volta Sebastiano Tornatore. Sì Mattia, ma il Real non può concedere queste occasioni, prima Tornatore poi il palo a salvare il Real, è vero che c'era il portiere di movimento ma troppo scoperta la retroguardia Amaranto Celeste. E intanto non abbiamo ancora visto in campo Rafael. Lo vediamo scaldarsi a bordo campo ma ancora non è stato chiamato da Jeff, non sappiamo il perché, comunque il giocatore dovrebbe essere in buone condizioni fisiche, magari un po' più di riscaldamento e poi entrerà nel match. Renan Pizzo prova addirittura a calciare, pallone che sfila altissimo sopra la traversa, può recuperarlo con le mani Sebastiano Tornatore che lo gioca all'indirizzo di Franco Jelovcic. Rafinha, Jelovcic, Ramon vuole l'uno contro uno su Ortizzi, pallone dentro per Avironi che prova a restituirglielo, poi ancora Jelovcic, Ramon, Jelovcic, Ramon in mezzo a due, le finte di Ramon che va da Jelovcic, ancora Franco Jelovcic, si è sbloccato e Rieti 2-1. Palla in buca d'angolo di Franco Jelovcic, super giocata di Ramon, atteso il momento giusto, assist per Jelovcic che di mancino ha messo la palla all'angolino basso, 2-1 del Real che adesso si porta avanti. Diciamo che il gol del Genova ha un po' fatto suonare la sveglia a Rieti che in un minuto e poco più ha ribaltato la partita. Sì, un po' uno schiaffo ha preso il Real, si è immediatamente svegliato e ha trovato due gol in pochissimo e adesso è avanti. Vediamo se comunque che il Genoa continua ad attaccare con il portiere di movimento, il Real deve indirizzare questa partita adesso. João Vitor all'indietro da Renan Pizzo. Zanella non sale, la pressione del Real Rieti, c'è ancora Juanillo con la maglia da portiere di movimento. João Vitor torna all'indietro da Renan Pizzo, pallone scodellato morbido per Zanella, Ramon lo recupera, Ramon, e sono tre del Real Rieti, rischia adesso però di prendere l'imbarcata al Genova. Sì, assolutamente, adesso rischia l'imbarcata perché in poco più di un minuto ha preso ben tre gol, adesso siamo 3-1, però nonostante questo si continua con il portiere in movimento. Riparte il Genova, ancora all'anticipo secco di Franco Jelovcic, pallone per Titon, cala immediatamente il poker e Rieti che adesso sta strabordando il Palamalfatti.
sì, infatti vediamo che il tecnico del Genoa rinuncia al portiere di movimento perché potrebbe essere troppo pesante l'imbarcata per la formazione ligure. E anche il gol dell'ex di Fernando Titon, che aveva iniziato questa stagione con il Genoa. Genova che adesso, Jacopo, questo è un segnale, rinuncia al portiere di movimento. Sì, l'avevo detto in precedenza, rinuncia a questa carta. Intanto scivola Avironi, il tiro è ancora tornatore, contropiede del Real. Avironi, il destro, la parata in calcio d'angolo. Adesso il Real continua a spingere, però come dicevi tu, rinuncia alla carta del portiere di movimento il Genoa. Pallone scodellato per la conclusione al volo di Rafinha. Renan Pizzo ci mette il piedone, poi Rafinha va a difendere la rimessa dal fondo per le mani di Sebastiano Tornatore. Anzi, si trattava di rimessa dal fondo, avevamo visto bene. Tornatore la gioca a corta per Titon. Rafinha a dare indicazioni, quasi fosse un playmaker a stile basket, ai suoi compagni di squadra. Jelovcic. Il movimento di Titon che controlla, sfida in uno contro uno Zanella, leva ancora Jelovcic, lo Conte questa volta, lo mora, ma adesso arriva con facilità al tiro il Real Rieti. 8 minuti 14 secondi, è chiaro che per il Genova questa partita era già complicata la vigilia, adesso lo è ancora di più. Sì, c'era stata un po' l'illusione del vantaggio di Juanillo, poi sono arrivati 4 gol in pochissimo tempo del Real. Intanto continua a sparare verso la porta del Genoa Jelovcic, in questo caso non è preciso, la palla finisce alta sopra la traversa. Pallone in avanti per Juanillo a lottare con Avironi che la tiene in campo per Titon. Titon si ferma, l'appoggia male però, troppo lunga, all'indirizzo di Rafinha, sarà rimessa laterale per il Genoa con Ortisi. João Vitor. Ortisi scambia con Renan Pizzo, pressato, torna all'indietro da Loconte che va al lancio lungo. Rafinha di testa direttamente in rimessa laterale, voleva forse servire Franco Jelovcic, fuori misura il colpo di testa di Rafinha. Allora Ortisi, pallone per João Vitor, Renan Pizzo. João Vitor sbaglia il controllo, qui il numero 7, rimessa laterale in favore della Real Rieti. È tornato in campo Juanco, intanto l'Arzignano è avanti 1-0 al Palanino Pizza contro l'Ital Service Pesaro. Juanco di prima per Titon che di prima, di punta, prova a calciare, trova la risposta di Loconte, sarà rimessa laterale in zona d'attacco per il Real Rieti. Jelovcic la lascia lì per Titon, Rafinha, Juanco prova a girarsi, pressato, sarà rimessa laterale per il Genova. Non un bel esordio in questa gara per Juanco, che invece era stato molto positivo nella gara del Palarigo Piano. Sì, soprattutto ha commesso l'ingenuità dalla quale poi è scaturito il gol del Genova, perdendo palla ingenuamente e poi commettendo successivamente fallo. Altri minuti comunque Jeff glieli concede, deve comunque riscattare un po' i minuti in cui è stato sul parquet in questo primo tempo, che intanto prova con un gran numero, fa la cosa più difficile, poi quello che sembrava più facile non gli viene bene, ovvero il tiro. Intanto gran giocata di Jelovcic nello stretto che viene abbattuto da João Vitor, ancora Jelovcic sugli scudi. Fuori Jelovcic, al suo posto Massimo De Luca. Merita di essere sottolineata la crescita esponenziale di Franco Jelovcic. Sì, era un po' l'uomo più atteso dopo il mercato estivo del Real, è partito diciamo un po' a fari spenti, poi è cresciuto con il passare del tempo e adesso è uno degli uomini più in forma. Intanto il 5-1 del Real, calcia Rafinha, palla deviata da Juanillo e che se poi finisce alle spalle del portiere del Genoa per il 5-1 del Real. Quinto gol della Real Rieti che indirizza in maniera importante la partita qui al Palamo Alfati. In chiusura Juanco, rimessa laterale per il Genova,
che è chiaro, adesso Jacopo ha la mission di evitare veramente l'imbarcata al Panama Alfatti. Sì Mattia, perché mancano 6 minuti e 25 secondi al termine di questo primo tempo, più c'è tutta una ripresa da giocare, già sono 5 gol presi dalla formazione ospite. E intanto dicevamo che l'Arzignano a sorpresa è avanti al Palanino Pizza contro Little Service Pesaro grazie al gol di Rafael Morillo. E intanto Wanko calcia sull'esterno della rete, chance anche per il prodotto del settore giovanile della Barcellona. Pallone in avanti di Leo Conte per João Vitor, arriva la chiusura di Rafinha che la mette in rimessa laterale, ha tenuto il piede un po' alto Rafinha che ha rischiato su questo intervento. 5 minuti 59 secondi, 5-1 Real Rieti che si era ritrovato sotto, poi si è abbattuto come un caterpillar sul Genova, che anche poche soluzioni in panchina viste le squalifiche, anche alla lunga insomma, per fronteggiare questa partita veramente complicata. Sì Mattia, sono solamente 2 le rotazioni utilizzate fin qui dalla Genoa, vediamo che gli altri uomini, ragazzi seduti in panchina sono probabilmente tutti ragazzi del settore giovanile che fin qui non hanno fatto il loro ingresso in campo. Con sole 2 rotazioni, questo è il motivo principale per il quale si giocava con il portiere di movimento, però non appena il Genoa ha imbarcato 4 gol, il tecnico ha deciso di togliere il portiere di movimento dal campo, ma il risultato fin qui non sembra cambiare perché ha trovato anche il gol del 5-1 il Real. Intanto il Pesaro ha pareggiato al Palanino Pizza 1-1 contro l'Arzignano. Ha trovato la gol del pari Little Service Pesaro. De Luca, Romano è tornato in campo, il numero 7 del Real Rieti, Ramon. De Luca, il taglio centrale di Romano che scambia due volte, anzi è Ramon a scambiare due volte con De Luca. Eccolo Romano in possesso di palla, pallone ancora per Ramon Buonardite, vuole l'uno contro uno il numero 6, alla fine viene chiuso da Ortisi in rimessa laterale. Ramon, pallone all'indietro per Romano, si fa anticipare da Pizzo, poi Wanko ad inseguire Juanillo, gli sfila il pallone, prova ad andare il numero 9 del Real Rieti, si ferma Wanko dentro l'area di rigore, riesce ad appoggiarsi su De Luca, dentro per Ramon. Romano prova a liberare il sinistro, alla fine sarà rimessa laterale per il Real Rieti, è chiaro che Andrea Romano deve anche sfruttare queste occasioni. Assolutamente, lo dicevamo prima, sono queste le occasioni da sfruttare per il numero 7 Amaranto Celeste. Diciamo che fin qui la sua prova è più che positiva. Intanto fallo di Juanillo a palla lontana su Ramon, l'arbitro decide di soprassedere e non estrae il cartellino giallo. Fallo dunque di Juanillo su Ramon, intanto battuto il calcio di punizione, ultimi 5 minuti, Ramon prova ad andarsene con un numero, è andato però a commettere fallo, qui Ortisi, sarà altro calcio di punizione per il Real Rieti, tocco con il braccio, diamo uno sguardo anche alla situazione falli, sono 3 commessi dagli ospiti, 2 dalla Real Rieti, quando mancano 5 minuti e un secondo da giocare. Ramon a battere il calcio di punizione, vediamo se andrà dritto in porta Ramon, sventola di Ramon, bullalo Conte. Sì Mattia, l'aveva messa un'altra volta sotto l'incrocio dei pali, questa volta ha trovato la risposta di Lo Conte che mette la palla in calcio d'angolo. Avrebbe sicuramente preso la multa per eccesso di velocità il bolide di Ramon. Bravissimo Lo Conte,
a Deridino, Romano qui perde un brutto pallone, Ortisi, poi arriva Ramon, poi ancora Romano, si lotta, alla fine ne esce Ortisi che prova ad imbucarla sul secondo palo, Pizzo, pallone dentro per Checo, l'uscita di Tornatore che è andato a colpire Checo, cartellino giallo e calcio di rigore per il Genova, ingenuo Tornatore. Assolutamente un errore quello del portiere Amaranto Celeste che è franato sul giocatore del Genoa mettendolo a terra, calcio di rigore giustissimo e anche giallo per il portiere Amaranto Celeste che fin qui, diciamolo, non sta sfruttando l'occasione che Jeff gli ha concesso. Dovrà adesso opporsi al calcio di rigore di Ortisi che andrà con il sinistro. Sebastiano Tornatore, arriva il fischio degli arbitri, parte Ortisi, Tornatore para il calcio di rigore, poi Ramon con un sombrero in mezzo a due, Ramon riesce ad andarsene, lo sprint centrale di Ramon che poi scivola da terra in qualche modo, riesce a difendere il pallone, un po' di confusione adesso ma si è fatto perdonare Sebastiano Tornatore. Sì, assolutamente, ha riscattato l'errore che aveva commesso respingendo il rigore di Ortisi, onestamente non tirato benissimo, però è stato bravo Tornatore ad intuire e ad opporsi. Real che rimane avanti 5-1, 4 minuti e 17 secondi al termine di questo primo tempo. Ramon se ne va con un sombrero a Juanillo che lo stende, arriva il cartellino giallo per il numero 16, Ramon sta incantando il Palamalfatti. Sì, altra giocata, era stato graziato prima Juanillo con un fallo a palla lontana, adesso no, giallo per lui che era stato saltato con un pregevolissimo sombrero da Ramon. Ha fallito però un calcio di rigore il Genova con Ortisi, va assolutamente annotato nella cronaca di questa partita. Intanto qui il pallone toccato sarà rimessa laterale per il Real Ariete, almeno questa la decisione degli arbitri. Titon, il movimento di Jelovcic che è costretto a tornare all'indietro da Sebastiano Tornatore. Jelovcic dentro per Avironi, pressato, arriva ancora Tornatore che è costretto a spazzare in rimessa laterale. Anche Avironi è dotato di doti fisiche importanti, a volte tende un po' però ad essere, usiamo le virgolette, superficiale in alcune giocate. E infatti non a caso Mattia in questa occasione è stato ripreso a muso duro da Jeff, perché il Real stava commettendo un'altra ingenuità, perché nel caso Avironi avesse perso la sfera il giocatore del Genoa si sarebbe involato tutto solo davanti a Tornatore. Zanella, pallone per Juanillo, prova ad andarsene, l'ultimo tocco è di Franco Jelovcic, almeno secondo gli arbitri, sarà rimessa laterale per Juanillo e compagni, ultimi 3 minuti e 36 secondi. Checo, Renan Pizzo vuole l'uno contro uno su Avironi che gli sfila il pallone, scappa in transizione, Avironi, pallone sotto le gambe di Loconte, sesto gol del Real Rieti al Palamalfatti. Adesso il Real Rieti, altra sanguinosa palla persa dalla Genoa, si è involato Avironi che ha battuto con un preciso raso terra Loconte, 6-1, 3 minuti e 26 secondi da giocare al Palamalfatti. Riparte da centrocampo il Genoa, 3-20 da giocare, 6-1, partita già fortemente indirizzata qui a Rieti. Juanillo prova a girarsi con un numero, alla fine arriva Tornatore a pulire la sua area di rigore e a metterla in rimessa laterale, arriva il giallo ed il rosso per Sebastiano Tornatore che ha trattenuto il pallone. Un po' fiscali qui gli arbitri, onestamente un po' troppo fiscali. Ma Mattia, assolutamente eccessivo protagonismo del direttore di gara, non serviva assolutamente questo secondo giallo, ha mandato anzitempo sotto la doccia Tornatore, ma sicuramente una decisione discutibilissima quella del direttore di gara. Espulso Sebastiano Tornatore,
era stato ammonito prima in occasione del rigore, le proteste della panchina degli Arieti. Per carità, a norma di regolamento è un giallo che ci sta, però insomma, visto l'andamento della partita, credo si potesse anche chiudere un occhio visto che Tornatore era già ammonito. Sì, ma poi è una partita che fin qui, diciamo, non ha visto grossissime scorrettezze. Estrarre un secondo giallo in una situazione come questa è piuttosto eccessivo, anche se fosse successo dalla parte del Genoa, l'avremmo detto, non serviva estrarre questo secondo giallo. E adesso superiorità numerica per il Genova. Pizzo, Ortisi, Renan Pizzo, ancora a muovere il pallone per Juanillo, ancora Renan Pizzo, Ortisi, Pizzo, pallone dentro per Juanillo che glielo restituisce, attacca in superiorità numerica il Genova con Zanella, ancora Renan Pizzo, prova a calciare, pallone alto sopra la traversa, non c'è stato tocco. Pallone corto di Tondi, Jelovcic cambia lato per Rafinha che prova a controllare, si ferma il numero 27 del Real Arieti, pressato alle spalle da Ortisi, alla fine arriva il fallo commesso dal numero 4 del Genova. Si corre poi il rischio anche un po' di innervosire le partite e non ha molto senso onestamente. Sì, per questo non serviva, intanto vediamo che il Genova con questo fallo di Ortisi entra in bonus. Dal prossimo fallo sarà tiro libero per il Real che dovrà ancora gestire con l'uomo in meno. Vediamo che Jelovcic sbaglia il passaggio, palla in fallo laterale, prova a ripartire il Genoa. Questa è un'occasione per la formazione ospite di poter attaccare con l'uomo in più. Pizzo, pallone per Juanillo che prova a calciare, c'era arrivato in scivolata il numero 16 del Genova che chiedeva un calcio d'angolo. Tondi, pallone in avanti per Jelovcic, l'anticipo di Renan Pizzo che la mette in rimessa laterale. De Luca dentro per Franco Jelovcic, difende il pallone il numero 19, arriva il raddoppio, va da Rafinha, si fa vedere per lo scarico Fabio Tondi che torna proprio da Rafinha. Jelovcic dentro per Massimo De Luca, si fa vedere ancora Franco Jelovcic, alla fine De Luca raddoppiato e costretto a metterla in rimessa laterale quando manca 1 minuto e 59 secondi. Renan Pizzo scambia con Ortisi, dentro per Juanillo, Pizzo, Ortisi, ancora per Juanillo, Renan Pizzo, si difende il Real Arieti, Zanella porta il pallone, prova a scaricarlo, arriva la parata comoda di Fabio Tondi che serve Massimo De Luca che poi la butta direttamente in tribuna. Non un grande scarico qui di Fabio Tondi che ha messo un po' in difficoltà Massimo De Luca. Pizzo, pallone per Ortisi, ancora per Renan Pizzo, Ortisi, dentro per Zanella, l'uscita di Fabio Tondi che con il petto va a murargli la conclusione, ha subito un colpo Tondi che rimane a terra, 1 minuto e 26 secondi da giocare, ancora ultimi istanti di superiorità numerica per il Genoa con Ramon che si prepara a tornare in campo. Sì, entrerà Ramon, possiamo dire che Real comunque ha gestito bene questi minuti di inferiorità numerica, vedremo se riuscirà a resistere fino alla fine, ma Ramon è pronto a fare il suo ingresso in campo e a ristabilire la parità numerica. Intanto andiamo a dare uno sguardo a quello che cade dagli altri campi. L'Acque Sapone avanti 2-1 sulla Cybertel Aniene, è 1-1 tra i Transervis Pesaro e Arzignano. Intanto il pallone sul secondo palo per Zanella e allo scadere della superiorità numerica il Genova trova il secondo gol al Palamalfatti. Eh sì, lo avevamo detto, vedremo se Real riuscirà a resistere fino alla fine, proprio allo scadere. Vediamo un Jeff imbestialito a bordo campo, non a caso il tecnico del Real chiama time out. Arriva il time out, intanto finiamo di aggiornarvi sugli altri risultati. Dicevamo 1-1 tra i Talservis Pesaro e Real Arzignano. Il Todis Lido di Ostia è avanti 1-0 sul Color Max Pescara,
mentre il signor prestito è 1-1 con la Caos Mantova. Abbiamo detto del vantaggio 2-1 dell'Acqua e Sapone sulla Cybertel Aniene, gol di Murillo e Avellino per l'Acqua e Sapone, Edu Villalba invece per la Cybertel Aniene, è 6-2 qui al Pala Malfatti. Ramon a pallone per Franco Jelovcic, 1 minuto 14 secondi, ristabilita la parità numerica in campo. Ramon, Jelovcic, Ramon ancora per Franco Jelovcic, Ramon di prima per Rafinha che è costretto ad allungarla in rimessa laterale. Adesso sta rinunciando al pivot Jeff, anche se si appresta a far tornare in campo Avironi. Zanella, pallone dentro per Juanillo. Prova a girarsi su a Ramon, le finte di Juanillo, gli piomba addosso il numero 6 della Real Ariete, alla fine Jelovcic, poi Ramon ne esce con il pallone tra i piedi, le finte di Ramon che scarica su Jelovcic, lo Conte in spaccata, gran parata del portiere della Genova. Prova a chiudere in avanti questo primo tempo il Real Ariete, intanto qui occhio a questo brutto calcio d'angolo, pallone in avanti per Juanillo che prova a superare Fabio Tondi, sarà rimessa laterale per il Real Ariete. Ramon a pallone per Jelovcic, tutto solo Massimo De Luca che controlla, guarda, prova a metterla sul secondo palo, c'è ancora la chiusura in rimessa laterale, colpo nelle zone dove fa più male, mettiamola così, per Renan Pizzo. C'è bisogno dello staff medico del Genova in campo. Gioco fermo qui al Pala Malfatti. Quando mancano 33 secondi sarà rimessa laterale per il Real Ariete. Jelovcic scambia con Ramon, ancora Franco Jelovcic, attacca il Real Ariete. Si ferma Franco Jelovcic che poi offre il pallone a Massimo De Luca. Avironi, De Luca, Jelovcic se ne va in uno contro uno a Juanillo, prende la corsia centrale, Franco Jelovcic prova a scaricare su Ramon, Avironi dentro per Jelovcic, grandissima parata di Lo Conte che la mette in calcio d'angolo, ma anche bella azione, bellissima del Real. Sì, bellissima azione, altrettanto la parata di Lo Conte su Jelovcic, Real che è andata ad un passo dal gol del 7-2, ultimi 6 secondi qui al Pala Malfatti per questo primo tempo. Vediamo che Jelovcic mantiene il possesso palla, termina così, sirena finale, primo tempo, Real avanti 6-2. Finisce il primo tempo al Pala Malfatti, Real Ariete 6, CDM Futsal Genova 2. Noi ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco per il secondo tempo. Marco Ferroni, ho combinato. Che sta facendo?
Via al secondo tempo al Palamo Alfatti di Rieti, si riparte dal 6-2 in favore della Real sul CDM Futsal Genova. Jacopo, nuovo tentativo per mister Lombardo con il portiere di movimento in avvio di ripresa. Sì, l'aveva provato in avvio di match, poi ha deciso di toglierlo quando il Real ha trovato il quarto gol. Ci riprova in questo inizio di secondo tempo. Pizzo porta il pallone, non sa però a chi scaricarlo, allora sale feroce la pressione di Avironi su Akeko, il numero 13 del Genova difende il pallone, alla fine è costretto a trascinarselo in rimessa laterale. Si sbraccia Jeff in panchina, rimessa per il Real Rieti. Pallone dentro per Rafinha che colpisce la traversa, poi Titon prova a girarla, occasione subito in avvio di ripresa per il Real con Rafinha, un po' ferma la difesa del Genova su questo corner. Sì, dormita della difesa del Genova che aveva lasciato Rafinha tutto solo all'interno dell'area di rigore. Il numero 27 ha battuto con il destro, palla sulla traversa. Intanto un risultato un po' a sorpresa, anzi a sorpresa diciamo a Latina, perché la Sandro Abate non riesce a sbloccare la gara. Siamo ancora 0-0. Nessuna variazione invece dagli altri campi, a parte il pareggio del Color Max Pescara che fa 1-1 alla Pala di Fiore contro il Todis Lido di Ostia. Jelovcic, pallone indietro per Rafinha. Jelovcic cambia lato su Avironi. Jelovcic dentro per Rafinha che controlla con la coscia, prova a girarsi, lo Conte lo mura in rimessa laterale. Titon, pallone invece per Avironi che torna da Rafinha, lo difende il numero 27, pensa per un attimo alla conclusione, poi Jelovcic per Titon. Rafinha porta il pallone, il numero 27 si fa vedere, Franco Jelovcic. Avironi dentro per Jelovcic che se ne va con un tunnel su Checo, grande giocata di Franco Jelovcic. Pizzo, Zanella, Buonillo pilota il pallone nella metà campo difensiva della Real Rieti, scivola per un attimo Titon, Buonillo difende il pallone, torna in campo Ortisi da portiere di movimento. Zanella, Renan Pizzo, pallone scambiato con Checo. Se ne stanno andando i primi 2 minuti e mezzo di gioco nel secondo tempo qui alla Palamo Alfatti. Zanella perde per un attimo il pallone, torna da Pizzo. Zanella, lo scarico per Buonillo che prova a rientrare sul destro, le finte di Buonillo, la parata di Fabio Tondi che poi prova a calciare, ma un passaggio praticamente a Renan Pizzo. Checo, pallone per Zanella, ancora Pizzo, chiedo scusa, muove il pallone il Genova. Zanella, ancora per Renan Pizzo, sale la pressione della Real Rieti, Titon per Rafinha, prova a calciare Rafinha, gran parata di Renan Pizzo in rimessa laterale. Sì, era un gran tiro quello di Rafinha, la palla sarebbe finita all'angolino basso, con il tacco Renan Pizzo è riuscito a respingere, a mettere in fallo laterale. Pallone per Jelovcic di Titon, recupera e corre a tutto campo proprio Renan Pizzo, che la passa però centrale a Fabio Tondi che ha già fatto ripartire l'azione della Real da Franco Jelovcic. Rafinha, Jelovcic vuole l'uno contro uno in banda su Akeko, rientra sul sinistro, torna da Titon, dentro ancora per Jelovcic che calcia al volo, gran gol di Franco Jelovcic, tripletta del numero 19, lui contro il Genova praticamente stasera. Sì, stasera sì Mattia, imbucata di Titon, Jelovcic al volo con il mancino si è girato, ha depositato alle spalle di Loconte, Real che 7-2 avanti quando mancano 16 minuti e 31 secondi al termine della gara. Settimo gol della Real Rieti, ancora Franco Jelovcic. Pallone all'indietro
Rafinha recupera, lo offre a Titon, prova ad andarsene, Ramon, la parata di Renan Pizzo che l'ha presa con le mani. Pallone messo dentro per Titon, diciamo che volendo essere fiscali come nel primo tempo, calcio di rigore e da regolamento anche cartellino rosso. Sì, più che altro perché Pizzo non indossava la maglia del portiere di movimento, si è opposto al tiro di Ramon, gli arbitri non hanno ravvisato la scorrettezza, si continua ancora nuovamente, portiere di movimento per il Genoa però, Checo va al tiro, la palla finisce al lato. Sta per tornare Andrea Romano per il Real Rieti. Intanto Alessandro Batteavellino è passato in vantaggio 1-0 al Pala Bianchini di Latina. Questo per aggiornarvi anche sulle gare che si stanno giocando in contemporanea a questa della Pala Malfatti in questo turno infrasettimanale della 18ª giornata. Qui Titon si impegna per arrivare sul pallone di Jelovcic. Non serve lo sprint di Titon perché il pallone è troppo lungo, 15 minuti 42 secondi. È chiaro che questa partita scorrerà via, non credo ci sia spazio per clamorose, possiamo dire così, rimonte del Genoa. Intanto pallone per Juanillo che prova il tocco sondo sotto su Fabio Tondi, arriva il terzo gol del Genoa al Pala Malfatti. È anche un gran gol, Mattia, perché Tondi era uscito bene, Juanillo lo ha beffato forse con l'unica cosa che avrebbe potuto fare, un delizioso tocco sotto che si è infilato alle spalle del portiere Amaranto Celeste. Diciamo che in questo momento la partita da una parte e dall'altra è quasi utile per arrotondare sul tabellino dei marcatori in questa stagione. Sì, anche se per il Real sarebbe importante comunque la fase difensiva e quindi cercare di subire meno gol possibili. Intanto la palla è gestita da Rafinha che prova l'1-2 con Jelovcic, ancora Rafinha, riparte il Genoa con Zanella, Juanillo, Juanillo per Zanella e Genoa fa 7-4 in pochi secondi, trova due reti il Genoa e prova a rientrare in partita perché adesso siamo 7-4. È arrivato puntuale il time out della panchina della Real Rieti. Real che non sta approcciando molto bene questa fase di partita, Jacopo. No, infatti Jeff decide di chiamare time out per rimproverare i suoi. Si riparte dal cerchio di centrocampo dopo il gol di Zanella, doppietta anche per lui qui al Pala Malfatti. Averoni scambia con Ramon, De Luca ancora anticipato, Juanillo, il pallone alto sopra la traversa. Brutta, brutta fase di partita del Real Rieti. Sì, anche qui clamorosa l'occasione fallita dal Genoa che avrebbe trovato la rete del 7-5 e in quel caso la partita sì che sarebbe cambiata perché l'inerzia sarebbe stata tutta dalla parte del Genoa improvvisamente, diciamolo, e il Real che comunque non ha assolutamente approcciato bene questo secondo tempo. Sì, anche perché aveva trovato subito il settimo gol, poi si è distratto. È chiaro che il Genova non è venuto a fare la comparsa qui alla Pala Malfatti. Renan Pizzo ancora a recuperare il pallone, a scaricarlo su Zanella. Juanillo prova ad andarsene, se ne va. Juanillo! È il gol del 7-5 realizzato dalla Genova. Juanillo, doppietta anche per lui, pazzesco al Pala Malfatti. Sì Mattia, 7-5, sembrava non esserci più partita, siamo 7-5 con un Real assolutamente in difficoltà. Adesso vediamo, Jeff è imbestialito, ha chiamato subito Jelovcic e Rafinha, i due sono pronti a rientrare in campo, anche Titon. E comunque Mattia, non abbiamo visto fin qui Rafael, si è alzato nuovamente per scaldarsi,
però non fa il suo ingresso in campo. Rimessa laterale per il Genova che ha accorciato sul 7-5 qui al Palamalfate. Occhio al pallone dentro, deve salvare Tondi, poi Ramon prova a ripartire dentro per De Luca che la gira di prima su Avironi che prova ad andarsene dentro per Romano che in estirada ha provato a spingerla in porta dopo che se l'era allungata dopo il primo tocco. 14 minuti, fuori Ramon al suo posto, dentro Rafinha, rotazioni per Jeff in panchina, fuori anche Romano, dentro Fernando Titon. Sarà rimessa dal fondo per il Genova, diciamo che però la crescita delle Arrieti passa anche dalla gestione di partite come questa. Sì, questo break di 0-3 sicuramente non è un qualcosa attraverso il quale il Real può passare per pensare di crescere e ad ambire a risultati importanti. Se era una partita praticamente finita, il Real si è distratto, ha abbassato la guardia, ha rimesso in gara il Genova. Tanto problema al ginocchio per Loconte. Che si sistema la ginocchiera. Sembra dolorante ancora il portiere del Genova. Al di là di tutto, Jacopo, va dato merito alla Genova di essere sempre restato in partita e di non aver mai mollato qui al Palamalfate. Assolutamente sì, Mattia, come dici tu, gli ospiti non sono di certo venuti qui a fare la comparsa, stanno giocando la loro carta con le carte che hanno a disposizione, e adesso che il Real comunque gliel'ha un po' concesso, il Genova ci ha messo del suo, sono rientrati in partita e adesso se la giocano perché sono sotto solo di 2 reti a 13 minuti e 52 secondi dal termine della gara. Rimessa laterale qui per il Genova, pallone per la conclusione tentata diretta in porta da Renan Pizzo. Jelovcic porta il pallone, lo scarica su Avironi, Rafinha, Avironi, pallone per Titon, Avironi, buono lo scambio tra i due, poi Titon cambia lato su Franco Jelovcic, porta il pallone, Avironi, Titon, Rafinha, adesso muove il pallone il Real Arieti che va a cercare ancora l'isolamento in uno contro uno su Franco Jelovcic che la mette sul secondo palo, Juanillo libera per Ortizi, ancora la pressione di Avironi, alla fine è andato a commettere fallo il numero 10 del Real Arieti, è il secondo fallo di squadra con 13 minuti e 10 secondi da giocare. Jelovcic qui prova ad arrivare sul pallone, sposta fisicamente un avversario e lo offre all'indirizzo di Rafinha. Jelovcic, Titon, Avironi, Jelovcic, dentro per Titon che prova a girarsi, viene raddoppiato, perde il pallone, poi va a recuperarlo. Un po' di confusione adesso anche nella gestione del possesso per il Real. Eh sì, un po' di confusione sicuramente dettata dall'andamento di questa gara perché il Real era in assoluto controllo. Intanto notizia importante per il Real, torna Rafael dopo la squalifica, non lo avevamo visto fin qui, invece entra in campo il numero 11 amaranto celeste. Jelovcic, pallone per Titon, Rafinha, Jelovcic, Titon, Rafael, se ne va in uno contro uno, Rafael la sterzata con la mano qui Pizzo, veramente evidente questo intervento del numero 91 della Genova, andato a parare praticamente il pallone Renan Pizzo. Jeff toglie subito dalla partita Rafael, Titon, De Luca. Diciamo che una serata in cui ci si aspettava, anche viste le assenze del Genova, dobbiamo dirlo, Jacopo,
una partita un po' meno complicata per il Rieti, che intanto qui Titon lancia il 3 contro 1. Juanillo prova a saltare, Fabio Tondi finisce a terra, ma ha rischiato ancora tantissimo il Rieti. Sì, assolutamente, intanto non c'è, vediamo dalla panchina, smorfia di dolore per Rafael che è stato tolto immediatamente dal campo. Sicuramente il numero 11 Amaranto Celeste ha un problema fisico, ha provato ad entrare in questa partita, ma intanto qui clamoroso, Mattia, c'era un fallo assolutamente, l'arbitro non ha ravvisato e concede un'azione alla Genoa. Era stato messo a terra Titone che se n'era andato, gli arbitri non fischiano e il Genoa guadagna un calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo per il Genova, 11 minuti 20 secondi, passano i minuti e Genova è assolutamente in questa partita, Jacopo. Sì, va fatto un plauso alla formazione ospite, intanto João Vitor non riesce ad inquadrare lo specchio della porta, applauso dicevamo alla formazione ospite, tanti assenti, rotazioni limitate, ma siamo 7-5 al Panama Malfatti. Onestamente era difficile aspettarsi un ritorno così prepotente in gara del Genova, soprattutto dopo che il Real aveva trovato il 7° gol. Altra notizia, in questo secondo tempo non abbiamo più visto in campo Juanco, Jacopo. Sì, sicuramente è una bocciatura, non sarà piaciuto il primo tempo di Juanco a Jeff, che ha deciso di non rimetterlo sul parquet. Intanto De Luca puntata, lo Conte si oppone, riparte il Real con Titon. Diamo uno sguardo a quello che sta accadendo sugli altri campi. L'Acqua e Sapone è allungato sul 3-1 contro la Cybertella Niene, 3-1 anche tra Pesaro e Arzignano. Qui arriva il fallo di Checo ai danni di Titon, eccolo Juanco. Siamo stati, diciamo così, profetici in un certo senso. Sì, io addirittura avevo parlato di bocciatura, invece Jeff ha deciso di rimetterlo sul parquet. Di certo non è stato un buonissimo primo tempo quello del numero 9, vedremo come giocherà questi minuti del secondo tempo concessi dal tecnico Amaranto Celeste. Al di là di come finirà questa partita, Jacopo, da notare, possiamo dirlo, un brutto secondo tempo del Real Rieti. Sì, nonostante comunque, se nel primo tempo, dopo lo schiaffo iniziale, ovvero l'1-0 del Genoa, il Real aveva acceso la luce, in questo secondo tempo non è successo, neanche dopo che il Genoa è andato sul 7-5. Si asciuga il parquet, tra poco si torna in campo. Calcio d'angolo per il Real Rieti, De Luca all'indietro per Rafinha, Jelovcic. Diciamo che in questo momento, Jacopo, Franco Jelovcic sembra l'unico in grado di accendere la luce per il Real Rieti. Sì, anche perché a dispetto di quanto successo nel primo tempo, stiamo notando una certa difficoltà del Real a uscire in maniera fluida. Palla al piede col Genoa, che comunque adesso ci crede perché è sotto di due reti, e quindi magari il Real anche con un po' di paura non riesce più ad imbastire le azioni che aveva imbastito nella prima frazione. Ancora Jelovcic, lo dicevi, è lui l'unico in grado di accendere la luce in questo momento. Lo Conte con la punta si distende e mette la palla in calcio d'angolo. Intanto ancora Spazzolone ad asciugare il parquet del Panama Malfatti. Tre tra Todi Salido di Ostia e Color Max Pescara. È passato avanti il signor Prestito che ha ribaltato il Caos Mantova. Il Lynx Latina sempre sotto 1-0 in casa contro la Sandro Abate Avellino. Anche il Pesaro allungato 3-1 sull'Arzignano. Stesso risultato della gara tra Acqua e Sapone Unigros e Cybertella Niene, ancora 0-0, ma questa gara è iniziata alle 21, ovvero quella tra Camedosson e Italian Coffee Petrarca Padova. Jelovcic prova ad imbucarla dentro, occhio al contropiede per il Genova, che invece dopo che ha trovato due gol in rapida successione ha preso entusiasmo e fiducia, Jacopo. Sì, ha preso entusiasmo e fiducia, comunque sta giocando
continuiamo a ripetere la sua partita. Intanto vediamo che Real prova a imbastire una nuova azione offensiva. Dicevamo, sta giocando la sua partita sicuramente. I tre gol trovati nel secondo tempo, con il parziale del secondo tempo che dice 3 Genoa, 1 Real Rieti, hanno sicuramente ridato nuova linfa alla formazione ligure. Ramon De Luca, pallone ancora per Ramon. Rafinha, Wanko, pallone ancora per Rafinha. Ramon in banda, può andare all'uno contro uno, poi cambia lato su Massimo De Luca. Wanko difende il pallone, torna all'indietro da Ramon, dentro per Massimo De Luca, pressato da João Vitor. Rafinha, Wanko, spalle alla porta, difende il pallone, trova ancora lo scarico su Ramon che calcia, poi alla fine Renan Pizzo gli mette il pallone in rimessa laterale. Intanto fischiato un fallo cumulativo ai danni del Genova, è il secondo fallo di squadra per la formazione biancazzurra, rimessa laterale per il Real Rieti. Guardando il bicchiere mezzo pieno, almeno abbiamo ancora una partita. Sì, quello assolutamente, mancano 8 minuti e 25 secondi, diciamo che c'è una partita intera da giocare qui al Pala Malfatti. Intanto Wanko prova a girarsi sul mancino, lo chiude Zanella, altra palla persa dal numero 9 Amaranto Celeste. Subito anche un colpo del tutto involontario, Wanko, pallone per il Real Rieti. Titon, Ramon, dentro ancora per Titon, prova ad andarsene Titon che colpisce il palo, poi lo offre all'indietro per De Luca, dentro per Wanko, lo Conte in due tempi riesce a parare il pallone, poi va lungo Titon di testa, si appoggia comodo su Fabio Tondi, secondo legno colpito da Titon. Sì, è terzo nella gara colpito da Reale, che in questo caso non è stato fortunato. Anche Wanko poi ha provato a bucare Leo Conte, palla che si era infilata sotto le gambe ma del numero 2 del Genoa, però il tiro era troppo debole e il portiere del Genoa comunque è riuscito a recuperare la sfera prima che questa si infilasse in porta. Titon qui protegge la rimessa dal fondo, pallone per Ramon, dentro per Wanko che la lascia lì per Titon, di ritorno per Wanko, due volte Leo Conte, alla fine sarà calcio d'angolo per il Real Rieti. Wanko sta avendo tante chance per trovare il primo gol con la maglia del Real. Sì Mattia, questa è un'occasione fallita, era stato bravo Titon a pescarlo all'interno dell'area di rigore, troppo debole il tiro del numero 9. Intanto Ramon ci prova al volo, palla che poi viene toccata da Wanko, finisce fuori, riparte il Genoa. Leo Conte con le mani, ultimi 7 minuti e 20 secondi di partita, pallone in avanti per Juanillo, spalle alla porta su a Massimo De Luca. Pizzo, Zanella, pallone ancora per Renan Pizzo. Wanko per un attimo ci mette il piede, poi va a lottare con Juanillo che fa scudo con il corpo, arriva a Titon che prova ad andarsene, vince il rimpallo, la offre a Ramon, si ferma il numero 6 che la offre a Massimo De Luca, dentro per Wanko, il tocco di Juanillo in rimessa laterale. Adesso la partita si è un po' stabilizzata dopo momenti di follia al Pala Malfatti. Sì, si è stabilizzata ma mancano ancora 6 minuti e 45 secondi da giocare, quindi non è assolutamente finita. Il Real ha la necessità di trovare almeno un'altra rete per avere un po' più di sicurezza, perché il Genoa non sta mollando e potrebbe trovare un'altra rete, in quel caso la partita sarebbe non aperta ma apertissima. Intanto baci e abbracci non esattamente amichevoli al centro dell'area, intanto Titon calcia la parata in calcio d'angolo di Leo Conte. Intanto qui vanno a chiarirsi Ortisi e Wanko. Pallone dentro per Massimo De Luca, ancora Leo Conte a parare, poi è subito a lanciare Juanillo in contropiede, pallone troppo lungo e allora De Luca per Ramon, prova ad imbucarla per Wanko, la chiusura
di Renan Pizzo, che riesce a trovare lo scarico su a Zanella. Juanillo, Renan Pizzo prova a saltare in uno contro uno Juanco. Le finte di Renan Pizzo, che torna all'indietro da Juanillo. Zanella, Pizzo, Ortisi. La pressione di Titon su Ortisi, porta palla il numero 4, riesce a scaricarla su Renan Pizzo. Juanco a lottare con Juanillo. Ramon recupera il pallone, Ramon calcia con la punta, lo fa però oltre la linea di fondo, fuori Juanco, dentro Avironi. Zanella, Ortisi, pallone ancora per Zanella, dentro per Juanillo, spalle la porta su a De Luca, arriva Ortisi che calcia, De Luca la mette in rimessa laterale, attacca il Genova quando mancano 5 minuti da giocare al termine della partita. Pizzo rientra sul destro, l'imbucata raccolta da Massimo De Luca, Avironi porta il pallone, si ferma il numero 10, poi riparte, la offre a De Luca, De Luca prova a metterla sul secondo palo, riesce ad arrivare Titon, ancora dentro per De Luca, ancora lo Conte con il riflesso a dire di no, e poi pallone che termina in calcio d'angolo, crampi per Renan Pizzo. Intanto continuiamo ad aggiornare il conto dagli altri campi. L'Acqua e Sapone avanti 4-1, allungato, forse trovando il break decisivo sulla Cybertel Aniene. Stessa cosa per il Pesaro, che è avanti 5-1 contro l'Arzignano. È proprio qui forse lo step che deve salire il Rieti, no Jacopo? Un gol subito dall'Acqua e Sapone, un gol subito dall'Ital Service Pesaro, 5 da Rieti. Sì, assolutamente, anche perché comunque il Pesaro aveva subito, intanto Titon lo Conte due volte, il Pesaro aveva subito l'1-0 dell'Arzignano, poi ha trovato 5 gol senza subirne altri. Real Anca aveva subito l'1-0 del Genoa, poi ha trovato i suoi gol, ma ne ha concessi ben altri 4 al Genoa. Ultimi 4 minuti e 31 di partita. Jelovcic, pallone per Ramon, c'è Avironi a prendere posizioni davanti, il pallone è per lui, prova a girarsi, viene fermato da Ortisi, poi arriva Titon, si lotta, alla fine Juanillo ne esce con una buona giocata, prende la corsia centrale, Juanillo non c'è, il fallo di Ramon, allora spinge la transizione Titon per Jelovcic, le finte di Franco Jelovcic che poi calcia con il destro e colpisce il palo. Intanto vediamo, perché arriva un fallo cumulativo fischiato alla panchina dei Rearieti, però perché cumulare quel fallo? Si poteva tranquillamente fischiare visto che il Genova era in possesso di palla. Sì, assolutamente Mattia, onestamente mi sento di dire che in questo caso il direttore di gara ha sbagliato, è andato a sfavore del Genova, perché comunque la squadra ligure è stata penalizzata visto che era in possesso palla, ha perso il pallone e poi stava per subire un gol, solo il palo ha salvato lo Conte sul tiro di Jelovcic. Time out in campo chiamato dalla Genova, che sicuramente con 4 minuti e 05, Jacopo, e forse questa è una notizia, ci può provare con il portiere di movimento. Sì Mattia, perché è sotto di due reti, con un gol riaprirebbe completamente questa partita. Il Real in questi ultimi minuti sta dando qualche segnale in più in questo brutto comunque secondo tempo, ha colpito due legni, quindi anche sfortunata, però di certo il Real ci ha messo anche del suo per tenere in gara il Genoa fino a questo momento. Assolutamente d'accordo con te Jacopo, Real che ha avuto un brutto passaggio a vuoto nel secondo tempo e ovviamente il Genova non è stato a guardare, anzi ha affondato il colpo
avendo comunque il merito di restare in questa partita. E adesso la formazione ospite se la gioca con il portiere di movimento. Pizzo, pallone per Zanella, di ritorno per Pizzo, Buonillo. Pizzo, ancora Buonillo, controlla, pallone per Tondi che riesce a controllarlo, poi Avironi in qualche modo lo tiene in campo, il numero 10 se ne va in velocità, Avironi vuole lo scarico su Jelovcic, sulla linea la parata di Pizzo, ma lo ha colpito praticamente Franco Jelovcic. Zanella rimane lì in pressione, il numero 19 della Real, arriva il raddoppio da parte di Avironi, alla fine è arrivato il fallo commesso da Franco Jelovcic, c'è il quarto di squadra per il Real, che però ha sprecato un'altra chance per il possibile match ball. Sì, perché Jelovcic a botta sicura si è fatto respingere la palla dal giocatore del Genoa, perché non c'era il portiere, però il tiro del numero 19 Amaranto Celeste è sembrato troppo velleitario. Buonillo, pallone per Renan Pizzo, ancora Buonillo, attacca con il portiere di movimento il Genova, ultimi 3 minuti di gara qui al Palamalfatti. Pizzo, Zanella, rientra sul sinistro, torna da Renan Pizzo. Buonillo con l'attacco, prova a far correre Checo, arriva il pallone recuperato da Rafinha, sarà rimessa laterale per il Real Rieti. Sarà Franco Jelovcic ad incaricarsi della battuta, 2 minuti 43 secondi, probabilmente un gol scriverebbe la parola fine su questa partita. Intanto il Real butta via un altro pallone però. Sì, butta via un altro pallone, vediamo ancora Jeff che continua ad lamentarsi dalla panchina, e il Genoa può imbastire una nuova azione offensiva. Buonillo, pallone per Renan Pizzo, ancora Buonillo, le finte, torna da Pizzo, muove il pallone il Genoa, 2 minuti e 26 secondi, Zanella, l'imbucata centrale per Checo che non riesce a controllare, Rafinha sta tornando Loconte tra i pali. E allora il pallone per De Luca, dentro per Jelovcic, lo controlla il numero 19, poi preferisce tornare indietro da Massimo De Luca, ancora Franco Jelovcic, si ferma, va da Ramon Jelovcic, Ramon ancora per De Luca che lo scaglia in avanti, ma anche in questo caso il Real non è riuscito con pericolosità a gestire il pallone. Intanto qui si complica la vita, Renan Pizzo ancora con i crampi, zoppica vistosamente. Sì, ma lo tiene in campo anche perché è lui, diciamo, a dettare i tempi quando il Genoa mette il portiere di movimento. Zanella insiste con il portiere di movimento il Genoa, 1 minuto 44 secondi, Zanella, Buonillo prova a rientrare sul destro, se ne va Buonillo, De Luca per un attimo gli sfila il pallone, Ortisi all'indietro per Renan Pizzo, ancora Buonillo, Checo la mette sul secondo palo, la chiusura in corner di Franco Jelovcic. Buonillo, Renan Pizzo dentro per Ortisi, il velo, Zanella per Ortisi, ancora Massimo De Luca a chiudere in rimessa laterale, sarà corner per il Genova, anzi rimessa laterale, avevamo detto bene, ancora Renan Pizzo, 1 minuto 13 secondi, pallone per Buonillo che si incarta, alla fine Franco Jelovcic è l'ultimo a toccarla in rimessa laterale, Checo, pallone all'indietro per Pizzo, Zanella, Pizzo, ultimo minuto di gioco al Palamalfatti, deve trovare 2 gol il Genova, ancora Renan Pizzo, Buonillo si sposta il pallone sul destro e calcia, altra bella giocata di Buonillo che comunque ha giocato una bella partita qui alla Palamalfatti. De Luca intanto fa correre Ramon che prova a metterla sul secondo palo, doppia deviazione, sarà corner, anzi chiedo scusa, rimessa dal fondo per il Genova,
Renan Pizzo dentro per Checco, prova a far correre Zanella, arriva la chiusura di Rafinha, alla fine sarà rimessa laterale per il Genova, ultimi 39 secondi, una partita che si è fatta tremendamente complicata per il Real. Sì, inaspettatamente complicata dopo comunque un buon primo tempo della formazione amaranto celeste, sicuramente un secondo tempo sotto la sufficienza. Juanillo si appoggia su Renan Pizzo, Zanella ancora per Pizzo che calcia, pallone alto sopra la traversa, c'è stata la deviazione della difesa, sarà ancora corner per il Genova, altro pallone dentro, è provato ad arrivare in scivolata Zanella, Ramon, pallone per Rafinha, Jelovcic cambia lato per Ramon che è andato a scivolare, poi lotta sul pallone, alla fine sarà rimessa laterale per il Real Rieti quando mancano solamente 13 secondi da giocare. Rafinha, De Luca la lascia lì per Jelovcic, dentro per Rafinha, tu per tu con Loconte che va a murarlo in calcio d'angolo, ha provato il colpo sotto Rafinha, ultimi 5 secondi, forse adesso possiamo dirlo, Real che nella maniera più sofferta possibile si porta a casa questi 3 punti, pallone che muore tra i piedi di Franco Jelovcic. Sì, assolutamente, non un buonissimo Real, doveva portare a casa 3 punti, lo ha fatto, però sicuramente non è questa la prestazione che ci si aspettava dalla formazione amaranto celeste, un plauso assolutamente al Genova. Assolutamente applausi alla Genova che ha avuto il merito di crederci e restare sempre in partita, ma alla fine vince il Real Rieti e lo fa 7-5 alla Palamalfatti. Da Mattia Esposito, Jacopo Persico, è tutto, un buon proseguimento di serata.